Il Fritzbox ha davvero tantissime funzioni che molti non conoscono. Una di quelle che forse più comoda che viene utilizzata è quella della possibilità di utilizzare l'applicazione Fritz Phone per effettuare richiamate su rete fissa utilizzando il proprio cellulare, quindi il proprio telefonino. Questa applicazione è disponibile sia per Android che per iOS. Attraverso questa applicazione uno può effettuare e ricevere le chiamate direttamente sul cellulare. L'applicazione, una volta installata, automaticamente rileva il Fritzbox quando si è connessi alla stessa rete Wi-Fi del Fritzbox e quindi si configura automaticamente. Quindi di default questa applicazione funziona solo quando si è connessi in Wi-Fi al Fritzbox. Quando si è fuori, invece, quindi quando si esce e si utilizza la connessione cellulare o un'altra rete Wi-Fi, l'applicazione naturalmente non funziona perché non rileva il Fritzbox. C'è però la possibilità di poter utilizzare questa applicazione anche quando si utilizza una connessione diversa dal Wi-Fi del proprio Fritzbox e quindi poter effettuare e ricevere chiamate con il telefono di casa anche quando si è fuori. Per farlo bisognerà configurare una connessione VPN al proprio Fritzbox. Questa funzionalità magari è poco conosciuta, ma molto semplice da implementare e molto comoda, soprattutto per chi è abituato ad utilizzare il telefono di casa. Oggi magari molti utilizzano il cellulare, quindi fanno a meno del telefono di casa, però a volte il telefono di casa può essere utile. Ora vediamo come configurarlo. Quindi, per prima cosa, bisogna effettuare l'accesso al pannello di gestione del proprio Fritzbox. Per accedere al pannello di gestione del Fritzbox, basta che con un computer collegato alla rete Wi-Fi del Fritzbox, aprire il browser, un qualsiasi browser, e andare all'indirizzo IP del proprio Fritzbox. Nel caso del Fritzbox, l'indirizzo IP predefinito è 192.168.178.1. Quindi, una volta inserito questo indirizzo IP, bisognerà inserire la password che si è scelta. Una volta poi effettuato l'accesso al pannello di gestione, si clicca sul tasto registrazione e qui apparirà appunto la finestra di gestione del proprio Fritzbox. Ora, alcune voci potrebbero non essere presenti, potrebbero non essere visibili perché per l'impostazione predefinita il Fritzbox mostra un menu semplificato. Per prima cosa bisognerà attivare invece la possibilità di visualizzare tutte le opzioni del Fritzbox, ovvero la modalità avanzata, e per farlo basterà cliccare sui tre pulsantini, sui tre puntini in alto a destra e da qui scegliere appunto avanzata. Una volta attivata l'opzione avanzata, poi dal pannello di sinistra ci si sposta in sistema. In sistema, qui andremo in utenti Fritzbox perché bisognerà configurare l'utente che poi dovrà utilizzare l'applicazione Phone anche quando non è connesso alla rete di casa. Quindi si va in utenti Fritzbox. Ora qui io ho già configurato alcuni utenti, vedete, qualora non fosse configurato alcun utente, si potrà aggiungere un nuovo utente cliccando su aggiungere utente. Quindi la procedura è la seguente: si clicca su aggiungere utente, si aprirà una nuova finestra in cui bisognerà poi creare l'utente che poi va configurato sul Fritzbox. Bisognerà scegliere un nome utente, immettere un indirizzo email e scegliere una password. Ora io ne creo uno così per prova. Dopo aver scelto i parametri per l'utente, bisognerà spuntare la voce VPN in basso in autorizzazioni. Una volta selezionata la voce VPN, bisognerà confermare la creazione del nuovo account cliccando sul tasto Applica. Dopo aver cliccato sul tasto Applica, si aprirà una finestra che ci chiederà di confermare la creazione del nuovo account digitando questo numero composto da un asterisco e 5 cifre su un telefono connesso al Fritzbox, su un telefono di rete fissa connesso al Fritzbox, può essere anche un cordless. Quindi si prende il cordless, si digita appunto questo indirizzo, questo numero di telefono e si effettua una chiamata a questo numero. Naturalmente non è un numero di un utente, ma serve solo per confermare la creazione dell'account. Una volta che si è effettuata questa chiamata, appare questa finestra che ci conferma la creazione del nuovo account. Quindi
basterà cliccare su OK per completare. Ora avremo quindi il nuovo utente per essere utilizzato anche con la VPN. Ora, una volta creato l'account, verrà mostrata anche questa nuova finestra che ci dice che sono state attivate le impostazioni VPN e se vogliamo visualizzare le impostazioni per iOS e per i dispositivi Android. È importante farlo perché i parametri che ci vengono mostrati poi dovranno essere configurati sul telefono, altrimenti non sarà possibile poi stabilire questa connessione VPN al proprio Fritzbox. Quindi si clicca su OK e una volta cliccato su OK comparirà una finestra, una nuova finestra di dialogo in cui sono mostrati sia i parametri per configurare il proprio telefono, quindi a seconda che si tratti di un iPhone oppure di un telefono Android, con la procedura da seguire. Se per qualsiasi motivo non li abbiamo configurati e li abbiamo dimenticati o qualsiasi cosa, basterà andare sempre nella finestra qui utenti Fritzbox, cliccare sul pulsante con la matita, in corrispondenza quindi dell'utente che si vuole poi andare a configurare. Qui si aprirà di nuovo la finestra di configurazione dove ci sono i vari parametri dell'utente. Qui sotto la voce VPN c'è anche il link mostra impostazione VPN e quindi cliccando qui su mostra impostazione VPN si aprirà la finestra precedente, la finestra che ci è stata mostrata in fase di creazione con tutti i parametri di configurazione. Quindi anche se li abbiamo persi non è importante perché poi si potranno recuperare comunque attraverso il Fritzbox. Dopo aver configurato il Fritzbox, bisogna andare a configurare la connessione VPN sul proprio smartphone. Ora si può configurare questa connessione VPN sia su un telefonino Android sia sull'iPhone, quindi non è importante quale dei due telefoni si vuole utilizzare, l'importante è seguire la procedura corretta. Ora nel caso di un iPhone basta andare in impostazioni, da impostazioni selezionare generali, quindi spostarsi in generali, scorrere la schermata verso il basso e troveremo l'opzione VPN. Si tocca quindi VPN. Io qui ho già configurato la connessione VPN con il mio Fritzbox, ma qualora non fosse ancora stata configurata alcuna connessione VPN, allora si tocca aggiungi configurazione VPN e qui si aprirà una finestra in cui andranno inseriti i parametri che sono stati comunicati sul Fritzbox. Quindi innanzitutto bisognerà selezionare in tipo non quello che viene predefinito ma IPsec. Dopodiché bisognerà andare a mettere una descrizione, questa è a piacere, quindi si può scrivere la descrizione che si vuole. Io ho messo Fritz, ma uno può mettere quella che vuole. Poi server, account e password, questi invece il server viene comunicato in fase di configurazione dal Fritzbox, l'account e la password sono quelli del nome utente dell'utente che abbiamo configurato sul Fritzbox, anche il nome gruppo e segreto vengono comunicati dal Fritzbox. In proxy si lascia l'opzione no, questo quando si va a configurare una nuova configurazione. Poi si tocca fine per confermare le impostazioni. Ora io ho già configurato la mia connessione con il Fritzbox, quindi qui sono già configurati i miei parametri, quindi non li vado a modificare. Ora che è tutto pronto, posso anche collegarmi quando sono fuori casa, quindi quando non sono sotto la rete wifi del mio Fritzbox, e telefonare con il telefono di casa ovunque mi trovi. Per farlo non devo far altro che attivare la mia connessione VPN quando sono fuori. Ora faccio una prova, ad esempio, scollegando il wifi. Quindi vado sempre nelle impostazioni del mio telefono,
ora sono collegato in wifi al mio Fritzbox, disabilito il wifi, quindi mi collegherò con la rete cellulare del mio operatore mobile, quindi ora sono collegato con il mio operatore mobile, vado in sempre vado a selezionare la mia connessione VPN, quindi vado in VPN, qui io effettuo la connessione, quindi faccio connetto. Quando mi connetto in VPN, se tutto è stato effettuato correttamente, mi apparirà il simbolo in alto a destra che la connessione VPN è stata stabilita. Quindi ora è tutto a posto, quindi sono connesso con la mia rete cellulare, ma sono connesso anche al mio router di casa Fritzbox e quindi posso utilizzare l'applicazione per telefonare da casa. Quindi l'applicazione è quella phone del Fritzbox, quindi se io ora apro l'applicazione phone connesso con la rete cellulare, non nel wifi di casa, vediamo che lui effettua la ricerca del Fritzbox e lo trova. Lo trova perché sono connesso in VPN al mio Fritzbox. Se invece non avessi configurato il VPN, l'applicazione non avrebbe rilevato il Fritzbox e quindi non si sarebbe attivata questa interfaccia con il keypad numerico da cui posso effettuare le chiamate. E una volta che ho stabilito la connessione, non solo posso utilizzare il telefono di casa per chiamare con il mio cellulare, ma posso anche ricevere le chiamate.